Più volte ho detto che la sanità tarantina fa schifo, non come qualità dei medici, ma mi riferisco alla, proprio alla capacità di gestire i vari servizi che dovrebbero essere resi alla collettività e che invece non vengono resi. Non è certo colpa dei medici, del personale paramedico, degli ausiliari che fanno tanto, che fanno i miracoli, ma quando, come è successo in questo caso, una signora ha avvertito vari sintomi molto ma molto strani, per cui ha dolori addominali, stato di spossatezza inspiegabile e quant'altro, e giustamente si è rivolta alle strutture, sanitarie per approfondire. Le è stata tutta una serie di esami, le è stata anche prescritta una ecografia addome completo. Bene, la signora XY, per ragioni di privacy, va a prenotare al CUP, il marito, chi sia, praticamente le liste sono bloccate. Cioè, non solo non c'è un ritardo, uno dice fai l'esame, svolgerai l'esame tra un mese, due mesi, tre mesi, no! Non esiste proprio la possibilità di prenotare né nelle strutture dell'ASL né nelle strutture private convenzionate con l'ASL. È uno schifo, è una vergogna targata Regione Puglia, una vergogna targata Emiliano. E il signor Melucci e il PD e il centrosinistra che vanno a difendere questa schifezza. Significa difendere questa schifezza, significa cancellare il diritto dei tarantini alla vita. Già Taranto vive una situazione drammatica sotto l'aspetto sanitario. Se poi consideriamo che viene impedito persino di prenotare, non stiamo parlando di tempi lunghi, di liste d'attesa infinita, no, non esistono proprio più le liste, tu non puoi neanche prenotare. Allora questa povera crista che ha questo problema, e lo vedete anche dalla ricetta e tutto, questa povera crista che deve fare? O deve pagare di tasca sua o si affida al buon Dio che non le venga qualche cosa. E se è un brutto male? Emiliano, se è un brutto male, cosa rispondi, Emiliano? Sei un incapace politico. Sei un incapace. La sanità, come è gestita, fa schifo. Fa schifo. Sanità di merda. Sanità di merda. Ma non mi riferisco ai medici, al personale sanitario, mi riferisco alla capacità di non saper gestire emergenze del genere. È vergognoso che non ci sia possibilità di prenotare, liste chiuse. Volete chiudere, evidentemente, spegnere la vita dei tarantini.